questa notte c'è stato il primo dei tre confronti tra il presidente Obama e lo sfidante Mitt Romney. E diciamo che è unanime il giudizio che vede e che racconta di una vittoria di Romney su Obama. Il tema era l'economia, quindi un tema critico per Obama, visto il grande numero di disoccupati che in questo momento ci sono negli Stati Uniti e vista la difficoltà con cui l'economia americana sta un po' riprendendo, stenta un po' la ripresa e lo sviluppo, quindi era un argomento un po' critico per il presidente, però ha colpito, dicono i commentatori, la determinazione, la chiarezza dello sfidante, mentre è stato registrato un Obama un po' sottotono, un po' timido, un po' low profile. E di questo scontro, questo primo scontro televisivo, ne parliamo con chi di America ne sa tanto, il professor Teodori. Buongiorno. Buongiorno. E grazie di intervenire qui a Radio prego, Yes. Prego, prego. Allora, com'è andata secondo lei? Sì, lo diceva lei prima, diciamo io ho visto in diretta lo scontro e la meraviglia è stata proprio di vedere un po' l'immagine del carattere, delle personalità dei due candidati, del presidente uscente e dello sfidante repubblicano, trasformarsi esattamente nel contrario di quello delle idee che ci eravamo fatti fino adesso, perché fino adesso ci eravamo fatti un'idea di un Romney che era un gaffer, che non aveva immagine pubblica, che non riusciva a essere incisivo. E al contrario avevamo un'immagine del presidente Obama pieno di carisma, capace di parlare, capace di farsi ascoltare. Quello che è accaduto nella notte scorsa è stato esattamente il contrario, cioè un Romney che si è liberato da tutte quelle prudenze con cui aveva fatto le primarie, che erano le prudenze di rivolgersi a un elettorato, soprattutto all'elettorato conservatore, all'elettorato dei Tea Party, eccetera, eccetera, che ha ripreso ha mostrato un piglio che fino ad oggi non era così visibile. E mentre Obama, stranamente, ha giocato sempre in difesa, quasi desse per scontato il fatto che doveva mostrare un suo carattere da presidente. E naturalmente tutto questo ha creato una grande meraviglia. Vedremo adesso l'effetto sui sondaggi. Ancora mi pare che non ho visto ancora se ci sono dei sondaggi fatti immediatamente dopo l'incontro televisivo. Ecco, la CNN ha dato un dato che il 67% degli americani ha preferito Romney, quindi quanto questo si trasformi in voto non è dato sapere, ancora non ci sono sondaggi su chi si vota. Sì, appunto, la preferenza è talmente chiara a tutti quanti. L'impressione appunto di cui parlavo prima era ben visibile, quindi non meraviglia che i due terzi degli ascoltatori abbiano preferito Romney. Bisogna vedere come questo si traduce in voto, ma bisogna anche tenere presente che le elezioni americane sono ancora lunghe, nel senso che c'è ancora un mese, c'è certo. Ancora un altro incontro televisivo, ci possono accadere tanti fatti, quindi sicuramente ci potranno essere altre sorprese. Quel che oggi si può dire dopo questo incontro è che chiunque vincerà lo scontro lo vincerà sicuramente sul filo della lana, perché il vantaggio che sembrava aver acquisito Obama in termini di punti elettorali probabilmente è andato perso. Ecco, la partita è decisamente riaperta. Aperta, sì. Ecco, c'è Paolo che ci manda un SMS e ci chiede: questi dibattiti servono davvero a far cambiare l'idea all'elettore americano? Ma su questo c'è una vasta letteratura.
dipende dalla situazione, non si può fare una legge generale. Certo è che nel momento in cui vi è una situazione di parità o molto vicina fra i due contendenti, certamente l'impatto della televisione può essere decisivo. In questo caso lo è stato decisivo in passato in altre situazioni del genere. E poi appunto ormai quello che accade con i mezzi di comunicazione di massa è una cosa abbastanza misteriosa, sì, perché è vero, è abbastanza misteriosa e varia da situazione a situazione, e nessuno c'ha in mano la ricetta giusta. Ecco, per dire, rispetto alla situazione italiana dove la politica è molto melassa, le differenze tra i vari fronti contrapposti sono sempre più vaghe e tenui. Ecco, mentre negli Stati Uniti mi sembra che la destra parla di un referendum sulla libertà, si vuole ricostruire il sogno americano fatto di individualismo, imprenditorietà, meno tasse, più, diciamo, lavoro, che si contrappone a un Obama che parla del patto di cittadinanza dove si deve uscire tutti insieme. Beh, questo è stato finora un po' l'elemento centrale della campagna elettorale da parte dei repubblicani, che ha subito una svolta, direi in senso radicale, antistatalista, proprio con la scelta di un vicepresidente come Ryan, che è stato ed è l'esponente maggiore dell'oltranzismo del free market, del libero mercato contro lo Stato, contro le tasse, contro il potere, contro l'intervento dello Stato nel welfare, eccetera, eccetera. In questo dibattito mi pare che Romney abbia attenuato questo oltranzismo antistatale, e forse lo ha attenuato perché aveva compreso di aver fatto una gaffa quando aveva detto il 47% degli americani che vivono sullo Stato sono quelli che a noi non interessano, perché sono dei parassiti. L'impressione che io ho avuto è che non fosse diciamo non fosse con un profilo e con un tono oltranzista come quello che aveva tenuto nelle primarie. Del resto, nelle primarie doveva catturare all'interno del mondo dei potenziali elettori repubblicani proprio quelle Pronto? Pronto, è caduta la linea. Proviamo a riprendere contatto con il professor Massimo Teodori. Intanto ricordo, in attesa di ricollegarci, quelle che sono le frasi che hanno contraddistinto nel passato questi incontri. Ecco, abbiamo il professor Teodori, sì. Eccoci. Pronto? Sì, sono qua, era caduta. Eccoci qua. E parlavamo appunto di un ritocco della linea oltranzista di Romney. Beh, diciamo, nelle primarie il problema di Romney era quello di catturare una parte dell'elettorato repubblicano, quello più integralista, quello dei Tea Party, quello che aveva avuto altri candidati, che poteva indirizzarsi verso altri candidati repubblicani, quindi parlava a quel mondo lì. E adesso invece, con la campagna elettorale finale, il discorso non è più indirizzato all'elettorato repubblicano, ma è indirizzato a tutto l'elettorato, e in special modo a quella parte dell'elettorato che si suol dire centrista, oscillante, lo si può chiamare come si vuole, che è appunto che va conquistato a un partito e diciamo è spostato dall'indecisione verso un voto decisivo. Quindi le due platee, quelle che ci sono state nelle primarie da febbraio fino ad agosto e quella che c'è ora da settembre
fino al voto di novembre sono assolutamente diverse, quindi le campagne elettorali di entrambi i candidati hanno ovviamente dei toni diversi. Professore, c'è un ascoltatore che ci chiede le differenze tra le primarie negli Stati Uniti e quelle in Italia, cioè come si fanno negli Stati Uniti le primarie? Guardi, io ho sempre detto che le primarie italiane sono una cosa molto spuria, che non possono essere paragonate a quelle degli Stati Uniti, perché negli Stati Uniti ci sono due elementi fondamentali che fanno delle primarie un meccanismo consolidato e realmente valido nella scelta dei candidati. La prima ragione è che negli Stati Uniti votano le persone che si registrano con un partito, cioè non votano gli iscritti ai partiti, ma votano in America per votare occorre registrarsi, e ci si può registrare come democratici, come repubblicani o come indipendenti. Mm-hmm. Allora, alle primarie del Partito Repubblicano votano coloro, gli elettori che sono registrati in quello Stato come elettori repubblicani. Questo non significa che poi il loro voto è vincolato, ma stanno negli elenchi dei repubblicani. La seconda questione fondamentale è che quello è un sistema bipartitico, e quindi le primarie si risolvono all'interno dell'un partito o dell'altro partito. Certo. In Italia c'è questa grande confusione. Innanzitutto è un sistema multipartitico, che già è una cosa diversa, perché non si sa bene, infatti si parla di primarie di partito, primarie di coalizione, eccetera, che è una grande confusione. E in secondo luogo, chi devono votare per le primarie? Devono votare gli iscritti al partito, possono votare tutti quelli che si iscrivono in qualcosa, possono votare i passanti, eccetera, eccetera. Quindi questo metodo, che è un metodo per scegliere i candidati, insomma, in Italia funziona molto poco sostanzialmente. Funziona poco, e credo che stia anche creando qualche problema al Partito Democratico, perché lì sabato c'è una bomba pronta a scoppiare. Esatto. E certo, perché poi vengono usate strumentalmente, si fanno in un tempo, in due tempi, chi è che deve votare a seconda delle convenienze, il che perde tutto quel carattere che invece che negli Stati Uniti degli elettori che scelgono. Non solo scelgono con le elezioni a novembre, ma scelgono anche quelli che sono i candidati dei partiti. È un po' come la legge elettorale, che uno la fa secondo gli interessi. Sì. Pure queste regole sono fissate dal segretario del partito per creare problemi evidenti al competitor, a Renzi, quindi una roba strumentale. Esattamente. Strumentale. Professore, grazie, la disturberemo dopo il secondo faccia a faccia. Va bene, un grazie, saluto, arrivederci. Grazie al professor Massimo Teodori.